Ciao a tutti. Grandissimo grandissimo ospite oggi Salvatore Ranzulla. Dove siamo? Siamo a Ginza, il quartiere di lusso di Tokyo. Facciamo un giro qua e poi Salvatore andrà a mangiare dove, dicelo te? Da Giro. Da Sukiya Bashi Giro, 3 stelle Michelin, il ristorante di sushi più famoso del mondo. Andiamo. Allora Salvatore, siamo qua in giro per Ginza, c'è anche un po' di vento, sai che questo qui sono le rovine del Sony Building. Purtroppo il Sony Building ha chiuso, lo stanno ristrutturando, faranno una nuova struttura per le Olimpiadi. C'è anche un po' di vento, ma cosa c'è qui accanto? Questo non so se lo sai, questo qua è il palazzo di Hermès, è di Renzo Piano, bravo, bravissimo. Lui è preparatissimo sull'architettura di Tokyo. Peraltro ha assistito all'ultimo concerto per la chiusura del Sony Building. Ah sì? Sì, ha fatto un concerto finale in cui annunciavano che avrebbero rifatto da capo. Che riapre dopo le Olimpiadi, dice. Sì. Quindi dicevamo, questo qua è la Maison Hermès, che è quindi Hermès, un marchio che tutti penso conoscono, ed è stata progettata dal nostro grandissimo Renzo Piano, che tra le varie cose ha anche progettato il terminal dell'aeroporto di Osaka. Sei mai atterrato a Osaka? No, Osaka no. È molto bello, devo dire, è un grandissimo aeroporto, veramente molto bello. Salvatore, vieni spesso qua, sei molto appassionato anche di dolci, no? Sì, il tuo sogno è aprire una pasticceria. Sì, io adoro la pasticceria, ce ne sono tantissime. A Ginza c'è Demi Subino, che è una delle migliori. Minamoto Kichoan lo conosci? Che è quello che fa dolci giapponesi. Sì, dolci giapponesi. C'è anche Aoki, che è pasticcere giapponese, fa dei dolci fantastici sempre qui a Ginza. Ok, qui invece abbiamo Matsumoto Kiyoshi, che è un drugstore che è preso d'assalto dai turisti cinesi ultimamente, che vengono a comprare in tutti i Matsumoto Kiyoshi di Tokyo i prodotti di bellezza e le medicine giapponesi. Sembrava strano, però qualche anno fa, quando è nata mia figlia, non c'erano pannolini e quindi dovevamo comprarli fuori Tokyo, è la verità, perché i turisti cinesi li compravano tutti. Scorrendo ancora, guardate, siamo qui per la strada, e questo qua è il palazzo di Giorgio Armani, è la sede di Giorgio Armani in Giappone e ovviamente anche del negozio. Sai chi l'ha progettata questa? No, questa no. Questa l'ha progettato Fuxas, su disegno di Giorgio Armani, e vedete, per, come dire, localizzare lo store hanno scelto di mettere questo proprio disegno di Giorgio Armani, il bambù con le foglie di bambù. Questo la sera si illumina tutto. Piccola nota di colore, qui ho chiesto a Yuri se mi voglia sposare quasi 4 anni fa al ristorante qui di Armani, che è in cima al palazzo. E andiamo verso l'incrocio di Ginza. Ti piace Ginza, te? Bellissimo. Anche a me piace moltissimo. Se un giorno farò tanti soldi, verrò ad abitare qui. Poi vado via subito, perché si finiscono subito i soldi quando tu vivi a Ginza. Dici qualcosa su Tokyo? Io adoro Tokyo. Ogni 5-6 mesi sono qua, poi vengo a trovare Tommaso, Marco Togni. È bellissimo il Giappone. Tokyo è veramente bella, sì. Io non so francamente se potrei vivere in qualche altra città in questo paese. Forse Osaka. Sei mai stato a Osaka? Bellissima. Anche Osaka mi piace, sono ovviamente. Molto attenti al cibo anche. Esatto, è molto più, come dire, scanzonata. Rispetto a sì, infatti è chiamata la Napoli del Giappone. Vedete, ora mi giro un attimo di qua. Questa qua è questa strada, ci sono tantissimi ristoranti anche qui dentro di alto livello, e come diceva Salvatore, come stavo parlando prima, i ristoranti famosissimi a Ginza sono nascosti. Sì, sono nascosti. Infatti dopo andremo da Sukiya Bashi Giro e vi faccio vedere dov'è, perché veramente se uno non lo sa o non ha qualche informazione, giusto, è possibile, è trovabile. E qua invece siamo nel più famoso incrocio di Ginza. Vedete, questo è Wako, che è un centro commerciale di altissimo livello, Mitsukoshi. Questo qua è nuovo, è aperto da un anno circa, e il Sony Building ha spostato lo store qua dentro, quindi nell'incrocio. A piano terra c'è appunto lo showroom della Nissan, e di qua invece questo qua che vedete sopra il camion è il nuovo Ginza 6, che mi diceva Salvatore ci sei stato ieri. Sì, Ginza 6 è veramente bello. Giardino, cima, panoramico, molto molto bello.
Quindi se venite qui a Ginza, vi raccomando, fatevi un giro, anche se non comprate niente, perché comunque è nuovissimo, l'hanno aperto quest'anno. No, ma dico in generale Ginza, anche se poi magari alcune cose sono veramente, come dire, costose eccetera, però fare una passeggiata a Ginza merita sempre. Questo invece è lo showroom della Nissan, vedete, per le macchine qui c'è a volte il prototipo. Questa è una macchina che mi piace tantissimo, però oggi non vi voglio far vedere le macchine, andiamo al Sony Store, perché siamo dei maledetti geek, quindi andiamo al Sony Store. E siamo arrivati qui al quarto piano, questo è il Sony Store, guardate, qui purtroppo penso che si possa riprendere. Poi sto utilizzando una macchina Sony. Te hai passione della fotografia? Sai che poco? Devo imparare. Queste qui sono, questa, vediamo, okay? Questa è la 7R2, adesso è uscirà anzi a breve la 7R3 e vediamo se la troviamo da qualche parte. Vediamo se la troviamo. Eccola qua. Questa è la 7R3. Vediamo un attimo. Questa è la nuova macchina della Sony che va a sostituire la 7R2, quella dovrebbe essere quella. E adesso Salvatore Aranzulla ci mostra il nuovo prodotto di Sony, la 7R3. Si accende da qui. Enorme. Da qui. Questo è il nuovo. Questo dovrebbe essere il. No, questo qui è il 2470, sì, quindi questo non è niente di nuovo. Questa è la nuova 7R3. Vediamo al tatto come si presenta. Sì, no, ma è più che altro è l'obiettivo. Questo è il 2470 GM28 fisso che costa circa 270.000 yen. Questa macchina invece ne costa 399.000 yen costa. Stavamo parlando di Amazon Echo. Io ieri ho fatto la, come dire, il Moshikomi, quindi la registrazione per poterlo comprare. In Giappone costa 18.000 yen. È già uscito? Ancora no, cioè tu praticamente ti puoi registrare su Amazon e poi appena sarà disponibile lo puoi comprare. E questo qua sostanzialmente, che si chiama Xperia LO, però vedete fa anche la telecamera, quindi fa anche video. Andiamo a Modoru, vediamo che si può fare. Ah, questi sono i contatti, messaggi, video. Registra video con questa telecamera qua. Questo è in super anteprima Xperia LO. E sono con la persona giusta, tra l'altro. Bene amici, siamo qua oggi al Sony Store di Ginza a Tokyo e vi presento il nuovo Xperia XZ1, design iconico, ancora presenti queste fastidiosissime bande, bene ma non benissimo la fotocamera sporgente, sapete io non amo molto queste cose, non c'era il racing quindi non vi posso far vedere come funziona, però diciamo un buon telefono e non lo lancio in aria perché se mi cade mi tocca ripagarlo. Un saluto da Andrea Galeazzi.com. Qua abbiamo le nuove cuffie col noise cancelling, queste te le consiglio. Io ho il modello prima, qualità audio ottima, il noise cancelling uguale ottimo, forse meglio il modello della Bose per il noise cancelling, ma che sono le Quiet Comfort 35, però per la qualità sonora queste della Sony sono ottime. Qui abbiamo tutta una serie di prodotti audio e queste televisioni. Guardate, questo è molto bello, questo store è veramente elegante. Qua abbiamo i top di gamma della Sony in 65 pollici. Questo mi piacerebbe averlo in casa. Angolo PlayStation, vedete PlayStation VR che è stato rinnovato, tra l'altro. Questo ormai non è più un video su Ginza, ma è un video di tecnologia diventato. Abbiamo questo televisoretto, eccolo qua, è un 100 pollici. 100 pollici al modico prezzo di 7 milioni di yen, che sono grosso modo 50.000 euro. 50.000 euro, ecco, vi portate a casa per 7 milioni di yen più tasse, quindi sono 65.000 euro più o meno. Vi portate a casa questo qua, vi potete vedere la televisione a un certo livello, a un certo livello devo dire, bellissimo, sì. Ora noi ci piazziamo qui, guardate qua Salvatore Aranzulla, hai visto che c'è dietro? Apple Store, la mela dell'Apple. Sei un Apple fan? Assolutamente, tutto Apple. È tutto Apple e su questo non andiamo d'accordo. Allora proseguiamo qua nella zona dei, qui ci sono tutti i gioiellieri, non so se vedete laggiù, ma non riuscite a vederlo credo, vediamo, perché non so se riusciamo ad arrivarci con il tempo. Comunque qua giù c'è questa. No, niente, non si vede. Andiamo avanti comunque, ancora Salvatore Aranzulla e la mela dietro. C'è anche l'iPhone 10. Ce l'hai e l'hai visto ovviamente, visto, sì. Sì, bellissimo. Insomma, bellissimo, dai. È bello, non è male.
Non è un product placement suo, no, questo, no. Sia chiaro, assolutamente. Apple non li paga. Apple non lo paga, è semplicemente una testimonianza di amore verso il brand che io purtroppo, io non ce l'ho, però non siamo tutti uguali. Sempre continuando il lusso, abbiamo Chanel, Cartier, e questo è Bulgari, che vabbè, Bulgari, oltre a avere bei gioielli, ha anche un ristorante molto buono, in cui tu non sei mai stato. Non sono mai stato neanche io ancora. Quello che vi dicevo prima, vedete questa grande grappettona, ho scritto Itoia, questo è un bellissimo negozio in cui potete trovare anche tante cose, tipo cartoleria, ovviamente cartoleria di grande lusso, fateci un salto. E nello sfondo invece l'Ixil insieme a Toto, uno dei colossi dei sanitari giapponesi. Ed eccoci qua, da giro. Uscita dalla metropolitana C6, ora io non faccio niente, perché non posso entrare, cioè posso entrare fino a qui, apri la porta qua, spingere, il religioso silenzio, ed eccolo qua, questo è Sukiyabashi Jiro. Salvatore, ci vediamo dopo e poi mi dici com'è, ciao. Ed eccoci qua, Salvatore è appena uscito da mangiare su Sukiyabashi Jiro, che è proprio qui sotto. Allora? Fantastico, un'esperienza che va provata, un po' particolare come esperienza, nel senso che sono 20 pezzi di sushi che vengono preparati dallo chef e devono essere mangiati immediatamente in 20 minuti. Sei stato dentro mezz'ora? Al massimo mezz'ora. Sono 20 pezzi che vengono preparati, questo è il menù di oggi, il menù di oggi, okay. Ogni giorno. È al contrario, sì. Voilà. Questo è il menù, vedete, questo è tutto quello che ha mangiato da Sukiyabashi Jiro, il più famoso sushi del mondo. Ora ti faccio una domanda a bruciapelo, ieri sei stato da Yoshitake, sì. Sushi, alto 3 stelle Michelin, molto famoso, anche quello non a livelli di Jiro, perché Jiro è il sushi in Giappone. Se vogliamo fare un confronto, è un'esperienza diversa. Yoshitake ci si può sedere, si può parlare con gli altri commensali, si parla con lo chef che parla inglese. In questo caso è un'esperienza molto rapida, in 20 minuti, 30 minuti si finisce. In Yoshitake io ho passato circa 3 ore quasi. Ci sono appunto gli antipasti, poi si passa al sushi. Nel caso di Jiro invece è tutto molto molto rapido, non ci sono antipasti, non ci sono molte formalità, il menù è questo, non si possono fare delle scelte, quindi si parte dall'inizio fino alla fine. Quindi lo consiglio, il giudizio globale? Sono molto molto soddisfatto, cioè, il riso chi ha visto il documentario di Netflix infatti sa che quel riso lì è prodotto solo per lui, è morbido e molto arioso. Con le mani hai mangiato, vero? Sì, con le mani, perché prendi con le bacchette, quel riso è fatto troppo bene, in quel modo si spezza. C'erano altri commensali diciamo occidentale, hanno provato con le bacchette, ma ecco, si distruggeva il pesce. Questo diciamo che è una caratteristica fondamentale per riconoscere un buon ristorante di sushi. Ovviamente se è fatto, cioè no, che se è fatto male, però se sei in un ristorante di alto livello capisci che il riso è totalmente differente dai sushi economici che tu puoi prendere. Anche la temperatura, nigiri, tirarlo verso il muro e rimane terra. Più alta rispetto a quello che siamo abituati negli altri ristoranti, non era freddo, era che fosse sui 35 gradi. Ovviamente non abbiamo nessuna documentazione fotografica perché non si possono. Non è possibile. Ti tolgono il cellulare. Te lo tolgono anche? Io avevo il cellulare pronto e lo prendono e te lo mettono. No, certo che non è possibile, vabbè, questo lo sapevamo. Insomma, è chiaro che anch'io quando ci andrò a mangiare con Yuri, perché Yuri quando oggi io ho detto che andai a mangiare ha detto oh, come ci vai anche te? E dico no, io non ci vado, ci va solo lui. E effettivamente è uno di quei posti che mette anche tanta soggezione, vero? Sì, cioè non si parla sostanzialmente lì. No, ma dico proprio come posto mette anche soggezione, perché sai di essere dentro un posto con una leggenda vivente del sushi. È il migliore, credo, ristorante di sushi al mondo. Che non ha il bagno, però. Non ha il bagno, è fuori. È fuori il bagno. È dentro la stazione della metropolitana. Dentro la stazione della metropolitana, in un palazzo in cui c'è anche un dentista, tra l'altro, vicino. Esatto. Però c'è stato a mangiare Obama, tutti i grandi capi di Stato sono stati portati qua. Insomma, è Jiro. In Giappone è il sushi, nonostante altri suoi allievi, mi pare tipo Mizutani, insomma, sono tutti molto famosi, in Giappone
il sushi è giro, un'esperienza da fare, ovviamente c'ha il suo costo, ora non diciamo quanto costa perché sennò vieni demolito come sempre dalle persone che non riconoscono il fatto che uno lavori e possa spendere i soldi come vuole. Sì, quelle persone che decidono di spenderli in sigarette, altre decidono di spenderli in aperitivi, e io Salvatore Razzoli li spende in mangiare, che fa, sì, che fa molto bene. Ok. Allora, anche per questo video tutto, da persone senza capelli riflettiamo in maniera incredibile il sole. Spero che vi sia piaciuto, grazie a Salvatore anche per averci raccontato la sua esperienza nel ristorante di sushi più famoso del mondo. Spero che questo video appunto da Ginza vi sia piaciuto, grazie veramente ancora a Salvatore, persona geniale, di cuore, molto simpatica, mi fa sempre piacere incontrare qui a Tokyo. Come sempre condividete, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, l'account Instagram Tommaso in Giappone e tutto quanto. Lasciaci con un pensiero su questa città. Sta benissimo, peraltro siamo a novembre e c'è un caldissimo. Sta benissimo, venite. Al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.